io sono Mauro Tonelli, anzi colgo l'occasione per salutare i rappresentanti ACUA, in particolare il dottor Amici, che ho conosciuto via lettera in questo periodo temporale in cui, a seguito della prematura scomparsa del nostro segretario, mi sono trovato insomma per circa un centinaio di giorni a svolgere attività di reggenza presso questo comune, prima dell'arrivo del dottor Luigi Albano. E in questa fase appunto, buonasera, ragionamento auguri, che facevamo sulle carte del servizio, nel senso che c'è stata una sollecitazione da parte dell'ACU sulle carte del servizio e vorrei proprio ricollegarmi al ragionamento delle carte del servizio, che credo siano centrali nell'interesse dell'ACU e un tema che oggi ha avuto, diciamo, più di un eco durante questa riunione, partendo proprio da un caso di scuola che fa riferimento, diciamo, per rimanere al tema della giornata, alla rendicontazione di quello che è stato svolto nei 5 anni, quella che è stata l'esperienza nostra in una carta del servizio che riteniamo forse quella più importante, quella della refezione scolastica, che abbiamo e abbiamo in maniera vigente e attuale perché redatta pochi mesi fa. Ma dietro questa carta del servizio c'è un lavoro e soprattutto un'attività di riforma che è stata fatta all'interno dell'ente di caratteristiche imponenti. Voi non siete probabilmente, non siete di Iesi, ma posso brevemente narrarvi che quello che è stato fatto nel quinquennio passato per quanto riguarda le mense scolastiche rappresenta probabilmente la più grossa riforma in ambito dei servizi che è stata fatta a Iesi dal dopoguerra. Questa è la mia idea. Mi picco di avere, diciamo, da dilettante delle competenze da storico locale, mi picco perché in realtà non sono storico, sono un modesto studioso, ma ritengo che quello che è stato fatto con la refezione scolastica rappresenti forse la più grossa riforma. Perché da dove siamo partiti? Anno 2012, in questa città, 11 centri di cottura aperti sul territorio, dai nidi alle scuole materne, alle elementari. Facendo un'analisi economica sugli 11 centri di cottura, non ce n'era uno che aveva lo stesso costo di produzione del pasto. Il che ha sollecitato, parte anche grazie all'attenzione di un sindaco che fa l'attività di commercialista, la necessità di fare un'analisi. Cioè, quando noi andavamo a vedere il costo delle derrate, il costo del personale, il costo di produzione del pasto, avendo 11 centri di cottura dovevamo avere teoricamente lo stesso costo, perlomeno poca differenza l'uno all'altro. In realtà ci siamo accorti che questi costi non erano comparabili, certo sì, in alcune parti, in alcune realtà sì, ma poi avevamo un distacco che s'aggirava su almeno 2-3 euro di differenza tra il pasto realizzato, supponiamo, in un asilo nido rispetto che in una scuola materna. Il che è stato un campanello d'allarme che ci ha condotto ad attivare una procedura di riforma per arrivare a una situazione, certamente detta così è molto semplice, ma poi la realtà dei fatti e della cronaca ci dice che non è stata così semplice, arrivare a quella che è stata la centralizzazione del servizio mensa. Centralizzazione significa in sostanza creare un'unica luogo, centro di produzione, non in una struttura privata, ma in una struttura pubblica all'interno della casa di riposo. Quindi gestire il servizio non solo per le scuole ma anche per i servizi per gli anziani e per i servizi collaterali, cioè arrivare a un'ottimizzazione del servizio, e siamo arrivati appunto a realizzare questo centro di cottura. La sto dicendo in due parole, in realtà qui ci vorrebbero 2 ore, perché la democrazia, voi mi insegnate, è un cammino complesso, un cammino fatto anche di contraddizioni, di passi avanti e di passi indietro. Arrivare a questa scelta significava in sostanza coinvolgere la cittadinanza. Certamente non c'è stato un consenso unanime sin dall'inizio, tutt'altro, ci sono stati, diciamo,
riunioni notturne che si sono prolungate per ore e ore per arrivare, diciamo, in qualche maniera a una forma di accettazione, di consenso, di superamento della situazione. Chiaramente questo non è stato sempre facile, ci sono state riunioni piuttosto agitate con confronti molto forti su questo tipo di situazioni, ma si è arrivati alla fine a una decisione conclusiva che ha determinato, e qui arrivo ai temi che ci interessano, che ha determinato degli impatti di questo genere. Innanzitutto un capitolato unico d'appalto che sostituiva 11 centri di cottura e prevedeva una produzione centralizzata in luogo di proprietà comunale. Caratteristica di questo capitolato, e vorrei sottolinearlo proprio ai responsabili dell'ACU, l'aver fatto un ragionamento sulla battaglia contro lo spreco. Bravo. Noi sappiamo che nella refezione scolastica ci sono margini di, bravo, di spreco anche enormi, piuttosto consistente, enorme. Siamo riusciti ad attivare un progetto insieme al professor Segre dell'Università di Bologna, che è forse il primo esperto nazionale in materia di spreco, per cercare di monitorare lo spreco e di riutilizzare tutti i pasti che non sono stati oggetto di consumo per attivare il tavolo della solidarietà. Bravissimo. Cioè a fianco del comune, bravissimo, lavorano le associazioni Caritas, Oikos, Adra, San, bravi, Vincenzo, che hanno il compito di recuperare quotidianamente i pasti che non sono stati consumati, bravi, bravi, per fare attività di diffusione nei confronti delle situazioni, diciamo, di difficoltà economica. Quindi in questa maniera siamo riusciti, per così dire, a ottimizzare il servizio stesso. Questo è un motivo di merito, diciamo, ma non è certamente per questo un motivo di vanto. Abbiamo ottenuto un premio nazionale, il premio nazionale Spreco Zero, perché siamo riusciti, bravo, appunto a ottimizzare questo tipo di servizio, e oggi 200 famiglie ottengono pasti tramite questo sistema. Certamente le famiglie tramite l'azienda servizi alla persona non sono sempre le stesse, cioè si cerca nel corso dei mesi di poter avere, diciamo, un cambio, ma con queste produzioni in eccesso che possono derivare dalla malattia dei bambini o da situazioni che si verificano nel corso del giorno, siamo riusciti a non buttare via più niente. Cosa buttiamo via? Questo ancora non siamo stati in grado di poterlo risolvere, ma questo la legge ancora non ce lo consente. È evidente che se una porzione è già stata iniziata, questo non è più possibile recuperarla. Stiamo lavorando per capire con l'ASUR se possiamo intervenire sui canili, questa è un'altra situazione forse, ecco, più fattibile, ma canili, dare cioè questi pasti canili, però ci sono delle normative da rispettare piuttosto rigide. Invece quello che siamo in grado di fare è che il sovrappiù, appunto, viene quotidianamente distribuito tramite il servizio di Caritas, Adra, Oikos e delle associazioni varie alle famiglie che sono in condizione di bisogno. Dicevo di questo percorso difficile, no? Non è stato semplice, c'è stato un livello di accettazione all'inizio poco favorevole, ma un forte confronto con i comitati mensa ha condotto a un'introduzione massiccia di prodotti biologici all'interno delle mense. Bravo. E quindi siamo stati in grado, da quel, bravo, punto di vista, di rispondere. Sì, ma credo che sia anche più forte il contatto diretto che possiamo dare con queste parole, al di là di quello, bravi, che può, bravi, risultare da frasi scritte. Insomma, credo che questa possa essere, diciamo, noi come associazione siamo sempre in prima linea anche a livello nazionale. Perfetto. Nella testimonianza che il nostro presidente sta facendo lo sciopero della fame attualmente per altri motivi, però è impegnato anche a livello europeo, sì, no? Sul cibo. Siamo presenti in un organismo di garanzia di qualità del biologico, a Bologna siamo presenti alla fiera del Xana sui cibi di qualità, e quindi siamo molto sensibili e ci congratuliamo con voi per questa sensibilità, anche perché così i cibi biologici
calano un po' di prezzo, se no restano solo per delle elite. Esattamente. Bravissimi, complimenti. Esattamente. Poi chiaramente lavoriamo, a questo lo fanno anche altri comuni della regione con il progetto Papa Fish, quindi abbiamo l'introduzione di grossi quantitativi di pesce all'interno della scuola con prezzi speciali. Ora, e qui condivido l'impostazione, i concetti dell'ACU, nel momento in cui si dice che la carta del servizio è importante, ma la carta del servizio non può essere oggetto, per così dire, di un copia e incolla che viene fatto tramite internet. Questo sarebbe molto semplice. Io potrei andare a prendere la carta del servizio Le Mense, che è fatta dal Comune di Bolzano, copiarla e potrei essere formalmente a posto. In realtà è frutto di un confronto serrato, perché poi qui il confronto con i comitati mensa ha condotto a un livello di evoluzione anche sulla stesura del testo, che ha determinato certamente riunioni, sforzi, no? Confronti non sempre certamente agevoli, perché nel confronto non, poi non possiamo sempre trovarci tutti quanti d'accordo, ma ha portato quindi anche alla customer satisfaction, cioè noi siamo in grado in sostanza di valutare con frequenza mensile quello che è l'indice di gradimento, e diciamo che, e su questo ripeto, non vorrei che fossimo, non vorrei che questa sera fosse lo sbandierare dei successi, perché non sarebbe proprio il caso, non credo che ci dobbiamo dire quanto siamo bravi, anzi forse dovremmo avere più un'ottica di autocritica, allorché non siamo irregolari. Ma per quanto riguarda Le Mense, per noi è stata una grossa soddisfazione, perché poi nessuno ce l'aveva chiesto e nessuno ce l'aveva detto, arrivare a questo tipo di risultato, cioè un quotidiano che a nostra insaputa, questo veramente a nostra insaputa, che è La Repubblica, ha fatto un'analisi sui sistemi di gradimento dei servizi mensa e ha riconosciuto nella mensa di Iesi, insieme a quella di Trento, il top a livello nazionale. Non bisogna addormentarsi sugli allori, perché magari oggi io parlo, poi domani viene fuori qualche problema, insomma, ma abbiamo però un sistema di controllo che è piuttosto rafforzato, che ci consente in qualche maniera, anche con il contatto con i genitori, di avere immediatamente il sentore che possano verificarsi dei problemi all'interno delle mense. Chiaramente qui nessuno è infallibile, quindi problematiche in questo genere, nel momento in cui c'è una mensa centralizzata, certamente sono più semplici, piuttosto che magari c'è più possibili da verificarsi, piuttosto che nelle 11 centri di cottura come avevamo a quel tempo, in cui il controllo magari è proprio alla persona, insomma, no? È evidente che è un sistema che ha dei margini di rischio, questo non possiamo negarlo, però se abbiamo un livello d'attenzione, e su questo è importante anche l'intervento dei gestori dei comitati di mensa, possiamo fare un buon lavoro, insomma. Poi certamente le cose possono e debbono migliorare. La stessa situazione stiamo ponendo in essere per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico. Stavo leggendo, tra l'altro stamattina mi pare c'è stato qualche problema a far conare su un pulmino scolabus, credo, no? Mi ha fatto rinverdire le problematiche che abbiamo avuto qui nel nostro territorio, allorquando sempre poco prima, al momento dell'avvento dell'amministrazione Bacci, abbiamo avuto, non parlo di dati riservati perché l'abbiamo detto più volte anche nei consigli comunali, abbiamo avuto quasi, per così dire, l'ammutinamento da parte dei nostri autisti, che a un certo punto avevano difficoltà a continuare a svolgere il loro servizio su dei mezzi, cioè hanno avuto un senso anche di coscienza tale per cui hanno verificato che era difficile continuare con mezzi che avevano un chilometraggio piuttosto forte e con problemi di manutenzione, e si ponevano il problema di portare a bordo dei ragazzi con il rischio magari di incidenti. E anche lì è stato fatto uno sforzo di valutazione su quello che poteva essere fatto. Il servizio dal Comune di Iesi è stato poi esternalizzato alla nostra società partecipata, che è la Iesi Servizi, e lì si è mosso anche lì un meccanismo virtuoso
per poter assumere innanzitutto dei mutui che ci hanno consentito di acquistare nuovi mezzi, perché quella era la prima opera, insomma, abbiamo fatto fare una perizia da parte di un tecnico sullo stato di andamento dei nostri mezzi, la situazione non era purtroppo molto tranquillizzante, abbiamo cercato in sostanza di fare questo passo in avanti, arrivando a una modifica piuttosto consistente del parco mezzi. Anche lì, e mi ricollego alle sollecitazioni del dottor Amici, stiamo lavorando su una carta del servizio. La interrompo perché io seguo con molta attenzione quello che lei sta esponendo, ci congratuliamo con voi per lo sforzo, per tutti i risultati che sicuramente avete ottenuto. Però ecco, diciamo, mi rifaccio a un ragionamento di questo tipo. Cioè, noi abbiamo verificato che purtroppo enti locali, pubbliche amministrazioni nella nostra regione hanno disatteso normative che sono nell'interesse prioritario dei cittadini di tutti noi, che esistono dal 1994, che prevedono anche delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti generali, dei dirigenti e dipendenti pubblici. Noi dobbiamo tutelare gli utenti dei servizi, quindi le normative che riconducono a questo obiettivo dobbiamo assolutamente metterle tra le priorità. E, per esempio, sul servizio che lei cita, dato a società di gestione esterne come partecipate, come il trasporto pubblico locale, come la raccolta dei rifiuti, noi siamo fuori. Noi, associazioni di consumatori, contrariamente a quello che impone la legge, per la quale ci sono sanzioni anche disciplinari, siamo fuori. Io sono in questo tavolo, io ho un compito, mi sento il dovere di tutelare l'utente del servizio. Siamo in un tavolo che è costituito da una legge regionale che esiste dal 2009 per la tutela dell'utente del servizio delle pubbliche amministrazioni. Io vorrei che lei si metta nei miei panni, io faccio parte di questo tavolo e mi creda, da 3 anni, nonostante queste bellissime leggi, nessuno ci ha mai chiamato. Ed è una cosa veramente assurda. Trenitalia, la sanità, i comuni. Ha iniziato un ottimo lavoro il Comune di Ancona, anzi io ho fatto uno studio, poi glielo mando con questo progetto che sto portando avanti con la Regione, uno studio molto, quantomeno mi ha impegnato in un modo veramente incredibile, perché, e quindi ho concluso un po' questo studio proprio sulle carte dei servizi, sugli standard, le norme, le delibere della CIVI, anche le esperienze qui sul territorio. Il Comune di Ancona era partito, ho scoperto sempre con l'accesso civico, con confronti, era partito nel 2013, alla luce di questa legge finanziaria, con la conferenza unificata Stato-Regioni, aveva fatto un tavolo di lavoro con tanto delibere comunali sulle carte dei servizi, con il parcheggio, la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale, convocava le associazioni, un tavolo di lavoro, si disciplina, si lavora e si lavora seriamente. Perché? Perché il codice del consumo, la normativa europea vogliono quelle, per mirare verso quegli stati europei in cui è già da anni in vigore e funzionano le cose, perché il cittadino ha più fiducia, il cittadino tramite le associazioni collabora con l'amministrazione per migliorare gli standard, fa una customer satisfaction in modo più pertinente all'effettiva qualità, perché la normativa prevede che anche nel monitoraggio degli standard di qualità ci siano le associazioni dei consumatori. E allora io, davanti a questa situazione, ho uno strumento che è la class action pubblica, che è quella che ho esperito, anche se si usa il termine diffida, che è brutto solo parlarne, però inizia con una diffida. Io vi ho scritto, come ho scritto ad altri comuni, tanto lo sapete, come ho scritto alla Sul Marche, ho attivato questo strumento, ma giusto per farmi sentire, cioè noi esistiamo lì, allora o cancellate questa legge regionale, cancelliamo il codice del consumo, oppure diamo seguito. Che non è più ammissibile, io capisco le difficoltà del comune, le attività, però dobbiamo, non possiamo più. Quando vedo però che noi chiediamo un tavolo di lavoro con le associazioni, con questa lettera, chiediamo di emanare carte dei servizi entro 90 giorni, che è il termine che la legge 198 prevede in questa diffida, poi alla fine siamo anche costretti a valutare l'opportunità di ricorrere al TAR, cosa che non vogliamo fare. Però voi, abbiamo visto che voi non avete fatto grandi passi dopo settembre che l'abbiamo scritto, perché faccio l'esempio, ho visto che nel piano delle performance avete messo solo una carta dei servizi, quella dei messi notificatori, se non sbaglio, qualcosa del genere. E allora noi
è un punto delicato, cioè dove vogliamo andare, a un contenzioso, vogliamo arrivare a un conflitto? Io penso che sarebbe da evitare, però per evitarlo non possiamo rispondere a un sindacato regionale che gli scrive, ha dovuto mettere l'avvocato e poi gli si risponde sulla carta dei servizi della Polizia Municipale che valuteremo l'opportunità, come nel senso, come se fosse un optional. Qui parliamo, però mi scusi, qui parliamo di normative cogenti. Lei è un giurista, no? Cioè, comunque la pubblica amministrazione deve rispettare le norme statali, dove le norme statali sono vincolanti. E allora quella norma del 1990 contesta legittima aspettativa di un'associazione di consumatori che, per carità, l'ho detto prima. Però quello che vuoi, che quello che vuoi, in pratica dobbiamo avviare un percorso che non nessuno può fare tutto subito, perché il dottor Torelli ha detto una cosa importante, secondo me, se dobbiamo essere corretti fino in fondo nei reciproci ruoli, non possiamo fare il copia incolla. L'esperienza che ha raccontato delle mense, che ci sono stati articoli sui giornali, contenziosi, comitati di genitori, è stata una vera e propria rivoluzione, la riorganizzazione del servizio, anche se non ero segretario qui, comunque abitando vicino a Iesi, leggendo la stampa, ho letto di tutto questo percorso travagliato. Se si riesce a fare una carta dei servizi seria, calata sulla realtà, perché non esiste la carta dei servizi standard, perché la carta ma dei servizi standard... Ma dovete fare con noi, dottore, cioè, sì, lei viene al Comune di Torino, il Comune di Torino... Io non nego che dovete farlo, dobbiamo farla con voi, però dobbiamo fare un percorso che consenta di fare un programma. Sì, ma scusi, dottor Torelli, sì. Se voi... Belle parole quelle che lei dice, non deve essere una copia incolla la è giustissimo, ma proprio perché non sia una copia incolla bisogna che voi fate quello che mi ha detto la norma, perché io ho conosciuto alla scuola superiore della pubblica amministrazione alcuni docenti, ho avuto la fortuna, tipo il dottor Inna, che è stato uno dei componenti della Civit, e quindi non è che sono persone che sono inventate queste linee così, sono linee fatte proprio in modo serio, in modo fatto per aumentare l'efficienza e per aumentare la qualità dei servizi. Allora, se la normativa dice che il coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale, come lo dice la delibera CIVI 88 del 2010, la numero 3 del 2012, noi non possiamo disattendere completamente, cioè voi dovete coinvolgerci, dovete iniziare a mettere in atto questo tavolo, che io chiedo qui e non ho avuto ancora risposta, quindi mi auguro, dottore, che lei una volta insediato ci dia una risposta, perché cioè fare delle lettere che l'Asor Marche non mi risponde, oppure mi risponde, cioè, l'avvocato Cruso mi ha risposto, cioè, dobbiamo affrontare seriamente questo problema se vogliamo, per un problema di legalità e per un problema di... C'è da decidere se fare 20 tavoli, 30 tavoli oppure... A noi interessa questo. Io devo capire anche con i miei colleghi dei grandi comuni con cui lei interloquisce quotidianamente, come col comune di Iesi, cioè intendo Falconara, Iesi, Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Senigallia, capire se ci sono dei margini per fare degli per studi, dei confronti, perché non ritengo costruttivo e anche produttivo che voi andate in 10 tavoli contemporaneamente. Ma qui non quindi, nessuno, siccome ci noi abbiamo, le porte, allora sì, ma se abbiamo la possibilità di interagire tra comuni, penso che sia un lavoro di scrematura che potremmo fare a monte. Cruso, ma voi fate questa formazione, no? Lab formazione. I segretari comunali si formano da 4 anni con il professor Cucchi, con docenti, a spese dei cittadini, parliamoci chiaro, anche se questa riforma quando fa comodo si dice la corruzione a costo zero, comunque a parte di chi è il costo. Ma voi in questa sede, io ho detto più volte, ma chiamatemi, no? Facciamo un confronto, avete tutti i comuni. Scusi, io non faccio un gesto brutto perché poi mi innervosisco, ma non ci hanno mai chiamato. E allora qui c'era anche una cattiva disponibilità, io dopo reagisco anche a modo modo, perché quando io mi ci metto la volontà, mi studio queste cose, passo 3 anni anche ad ammalarmi per essere presente, per dare un contributo di cittadinanza attiva, no? Poi vedo che mi chiudono le porte e mi prendo preso in giro anche, e io allora a questo punto, se mi consente, se ho degli strumenti, li metto in atto. Cioè, capisce? Lei deve dire, secondo me, all'avvocato Cruso, al responsabile della corruzione che hanno avuto lo stesso criterio, adesso al comune di Fabriano, dovete dire, amici, viene con tutta la buona volontà a portare un contributo per migliorare le cose in questa regione, in questi comuni, perché se allora, o crediamo che queste norme migliorano le cose o no, se le migliorano, allora vogliamo dare la soddisfazione almeno una volta di incontrarlo quando facciamo queste riunioni, allora, per discuterne, parlando o dobbiamo dopo essere costretti ad andare al TAR, però la strada è quella. Parlando di miglioramento, no? Nella lettera che tra l'altro porta la mia firma, noi non è che abbiamo detto
una cosa vaga, questo le volevo dire. Cioè, noi abbiamo detto nel prossimo piano degli obiettivi, che non è una cosa a venire, perché noi ci vantiamo di aver approvato già il bilancio, l'abbiamo approvato quest'anno per l'anno 2018, e quindi adesso dobbiamo lavorare sulla definizione degli obiettivi che sono collegati al bilancio. Sì. Quella, la carta del servizio, a mio avviso, sì, confrontandomi anche con l'amministrazione, quella della polizia locale, potrà essere inconsiderata, inserita tra gli obiettivi che il comune può fare. Dottore. E quindi lei potrà essere, diciamo, opportunamente contattato, cioè potrà dare un contributo. Dottore, io ho una deformazione giuridica, io vengo da 30 anni di Ragioneria Generale dello Stato e io sono stato revisore dei conti. Qui andiamo a una situazione che ha del paradossale. Quello che è un adempimento di legge che esiste dal 1994, che doveva essere sanzionato in caso di mancato adempimento. Adesso, e questo l'ho detto anche alla Giunta, io uso lo stesso criterio, adesso va a finire che si mette una carta dei servizi, almeno una, ha detto la Giunta, nel piano delle performance, in modo che va a confluire tra quegli obiettivi per i quali viene dato il premio. Ma io a questi giochi non ci sto più, la macchina amministrativa deve un attimino riflettere. Cioè, posso capire, siamo in ritardo, fino adesso nessuno si è mosso per chiederci questo adempimento, e io nel piano delle performance ce le metto tutte, faccio camminare la macchina, non è che ce ne metto almeno una, e quando finiamo? La Regione ha quantificato 26 servizi grazie al nostro intervento, finalmente ha pubblicato, vado a vedere, la Regione interessa a tutti noi che siamo tutti utenti della Regione, doveva farlo 23 anni fa, adesso finalmente ha quantificato 26 servizi. Di questi c'è solo 4 carte dei servizi, una è quella del Trenitalia, ce l'ha perché Trenitalia la deve fare per forza. E mi mette nel piano delle performance che ogni dirigente deve fare almeno una carta dei servizi all'anno. E quando usciamo fuori? Io non ci sto a questo gioco. Ho scritto alla commissione di disciplina, come ho scritto a voi, lei ha visto quel quadro, c'è un ufficio procedimenti disciplinari. Siccome qui si tratta di leggi che prevedevano sanzioni amministrative e disciplinari, io forse a titolo provocatorio, però ho chiesto, allora applica le sanzioni. Perché sennò questa è una macchina che va contro legge, continua ad andarci, e continua ad andarci in un modo, a nostro avviso, non tollerabile. Cioè bisogna un attimino anche... Cioè, io ripeto, avrei piacere che questo tema, questo argomento, venga preso in seria considerazione. Primo, per evitare ricorsi al TAR, perché io ho legato anche una sentenza del TAR, l'avete vista, no? Io in queste documentazioni faccio uno studio che non è... neanche che lo trovo, non si trova neanche su tanti libri con tutte queste argomentazioni. Sì, però queste... vede, amici, sì. Io seguo dal punto di vista dell'amministrazione, della cittadinanza attiva, che lei giustamente sottolinea e rappresenta indubbiamente l'utenza. Il copia incolla, come ho detto prima, non mi piace, perché se noi dobbiamo assicurare l'adempimento, qualunque dirigente è bravo a scaricare una carta di servizio. Quando ho cominciato ad avere notizie, insomma, di queste sollecitazioni della carta di servizio, per esempio della Polizia Locale di Iesi, ho cominciato a guardare un po' intorno anche nelle varie realtà, no? Al di là delle carenze croniche che hanno un po' tutte, quello diceva lei, Iesi non è il comune inadempiente, è un male diffuso, lei faceva riferimento alla Regione. Io ho visto delle carte dei servizi, la carta dei servizi sociali esiste la 328 del 2000. La carta dei servizi sociali, la Regione, voi dovete anche chiedere alla Regione con impeto, che doveva essere la Regione a garantire queste cose. La Regione, in questo studio io lo manderò, la Regione Campania, di quanto si parla male, ha emanato le direttive a tutti i comuni sulla carta dei servizi sociali. Tu al limite, voglio dire, quindi anche la Regione ha la sua colpa principale, perché questa situazione che non sono state applicate queste norme, di chi è la responsabilità? Di tutti, dell'associazione dei consumatori che non hanno lottato come sto facendo io per anni, quelle grosse, Federconsumatori, Adiconsum, queste, non hanno, l'avete viste mai voi, le vedete oggi presenti? No. Sono assenti, e questo è un danno per tutti, primo. Secondo la Regione, perché la Regione doveva assicurare, secondo il codice del consumo, l'applicazione di queste norme. Non ha fatto nulla, neanche con Trenitalia. Io ho denunciato il fatto che la carta dei servizi 2017 di Trenitalia, andatela a vedere sul sito, è stata fatta in violazione degli accordi intercorsi tra Regione nel contratto di trasporto, senza coinvolgere le associazioni, 2017. Quindi voglio dire, io credo che bisogna un attimino fare qualcosa in tempi rapidi sotto questo profilo.
perché l'impegno che noi, ma che abbiamo già condiviso con i dirigenti, mi accennava prima Torelli, abbiamo razionalizzato i servizi culturali in termini di musei, sistema museale, un sistema museale nuovo che viene razionalizzato e accorpato in un unico soggetto, porterà a breve a una nuova carta ai servizi. Faccio una piccola riflessione che insomma è banale. Mi faccio finire, scusi, per il concetto. Io ho anche sollecitato il dirigente della Bella a fare anche un calendario di priorità, perché è ovvio che noi contemporaneamente sarebbe quasi impossibile recuperare quello che magari ha un gap di arretrato di 20 anni. È un percorso per me importante, il segnale, penso, da cittadino oltre che da segretario comunale è quello di poter verificare con mano che si sta partendo non con il classico così progettino una tantum, ma andare a fare delle priorità. Sicuramente nel settore dei tributi, condividevo con il dottor Della Bella, lui mi ha dato la disponibilità di includere anche nel caso suo una carta dei servizi dei tributi, che già, come avete visto nell'illustrazione, ha già cercato di migliorare il rapporto comune-utenza agevolando tutta una serie di processi. Questo può essere un altro ulteriore passo per il settore di sua competenza. Però ecco, io contemporaneamente penso che sia impossibile contemporaneamente. Però io ho visto le carte dei servizi del comune di Ancona, quella che sta elaborando il comune di Senigallia, sono pagine gialle. Noi dobbiamo rifarci alle norme, no scusi, alle norme e le delibere della Civit. La carta dei servizi deve prevedere degli standard qualitativi e quantitativi. Devono essere standard generici e specifici. E per l'inosservanza degli standard specifici, che sono quelli che possono verificare i cittadini, ci deve essere un indennizzo, un ristoro per l'utente che viola, quando l'amministrazione viola questo standard. Questi sono dei corollari precisi che noi vogliamo. Perché non è che noi adesso abbiamo messo in moto un meccanismo che il Comune d'Ancona, siccome ha avuto la diffida, si metta a pubblicare queste carte dei servizi, il Comune, lo farete anche voi. Ma queste carte dei servizi devono rispettare i requisiti previsti dalla norma. Se no sono delle pagine gialle, mettete il responsabile Mario Rossi, mettete le funzioni che svolge, i numeri di telefono, gli orari, ecco la carta dei servizi. Quella non è una carta dei servizi. Capisce? Ecco perché noi vogliamo mettersi a un tavolo per farle in armonia con le norme. Però fare tutto il percorso completo per arrivare a quello studio, all'efficienza, all'efficacia e anche a poter monitorare l'efficienza del servizio tipo quel lavoro profondo che accennava il dottor Torelli sulle mense, non rende quasi impossibile pensare di farle tutte contemporaneamente. Quando noi parlavamo di copia incolla o di altri aspetti, è quello che ha appena detto lei, cioè le pagine già, quello che dicevo, che ho consultato alcune carte dei servizi, sono un'elencazione dei numeri, di mail e di indirizzi. Allora voi dovete iniziare a convocarci, voi dovete fare una letterina convocando tutte le associazioni, come fece il Comune di Ancona nel 2013. Care associazioni, io devo emanare le carte di servizi quando, nei settori dove non ho emanato, devo aggiornare quelle. Siccome la legge prevede il vostro coinvolgimento e l'articolo 2,461 lo prevede anche per le carte di servizi, per quelle che io do in gestione, io vi convoco per un primo incontro, come ha fatto il Comune d'Ancona, e si parla. Non è che noi veniamo qui per dire col fucile devi avere tutto subito, no, noi iniziamo un lavoro, come ha iniziato la Toscana con l'osservatorio della qualità dei servizi nella sanità. La Toscana, se lei va sul sito della Toscana nella sanità, è iniziato 10 anni fa, il Comune di Torino ha iniziato 10 anni fa, noi iniziamo adesso, però iniziamo con un tavolo di lavoro, perché altrimenti voi le fate. Mi sa che stiamo dicendo queste cose. E allora però l'abbiamo chiesto, non ci ha risposto, rispondeva, allora concludiamo questo. Le nostre richieste ce l'ha qui, dottore, lei ci risponda per ognuna di queste, si consulti col sindaco, con chi sarà, con lui, però io ho fatto una serie di richieste ben precise, la giornata della trasparenza l'avete fatta, quindi quella siamo a posto per quest'anno, tutte queste altre cose ci risponde con pazienza dicendo: cari amici, qui c'è una diffida, noi intendiamo operare in questo modo, però non mi dovete dire io faccio una carta dei servizi all'anno, perché altrimenti io gli ho risposto sul punto, dottor Torelli, lei ha fatto il piano delle performance. Sì. Il piano delle performance, io l'ho visto lo scorso velocemente, perché sono 450 euro, insomma, 800 parti, però mi sembra di aver visto che si parla solo della carta dei servizi,
dei nessi comunali, di cos'è, delle nessi notifiche. Delle? Degli istituti? Glielo dico, no, dei messi notificatori, dei messi notificatori se non sbaglio. Glielo dico. Guarda, glielo dico io, l'unica carta dei servizi che c'è nel piano delle performance è la carta del servizio, adesso glielo dico, glielo scrivo. No, amici, ma quando avete fatto? Poi ce n'avete quattro sul sito. Cosa? Cosa? Dice, se non ho capito male, io non c'ero. Potrei aver capito male, con Ancona, sì. Il tavolo di confronto che sì. È stato avviato. Sì. E mi diceva però che Ancona stava predisponendo delle pagine gialle. No, lei l'ha paragonata a pagine gialle, no, se capito, mi chiarisce questo no, passaggio. Allora, no. Cioè lì, il confronto è partito, loro ancora no, sono privi di una serie di carte di servizio. Io le manderò, se lei mi, io te, le mando, se mi mandi una comunicazione, amici fabio.amici@virgilio.it, le mando uno studio che ho fatto, sono due elaborati, dove c'è tutto, anche quello che ha fatto il Comune d'Ancona, quello che potete vedere. In sintesi, il Comune d'Ancona, io non c'ero all'epoca, né CRC era ancora in servizio. Nel 2013 il Comune d'Ancona per due anni, in base a delle delibere della Giunta, ha istituito un tavolo di lavoro con l'Associazione dei Consumatori, in questi quattro servizi che dava in gestione a terzi. I parcheggi, mi pare la raccolta dei rifiuti, il trasporto locale, e questo tavolo c'era anche lui, ha funzionato per due anni. Ma funzionava bene perché si riunivano, facevano le carte dei servizi, monitoravano gli stand, andavano in giro le associazioni a monitorare lo stand, facevano dei questionari all'utente, se sei soddisfatto. Ha lavorato per due anni. Hanno fatto la carta dei servizi sociali, poi finito Gramillano che c'era lui, con la nuova sindaca probabilmente, dice ma che ce ne frega, questo è quello che dico qui dentro, ma che ce ne frega dei fasti lavori che dovremmo pure pagarle magari queste associazioni, perché dopo qualcosina era previsto, perché il finanziario lo prevede, tutto affossato. E non c'è neanche sul sito, io sono andato con la mia capardaggine, con la mia caparbietà, diciamo, sono andato a scovare adesso, e sono venute fuori un funzionario un giorno, mi ha detto amici, l'ASCA, mi ha detto amici, ma anche noi abbiamo fatto queste cose, l'hai fatto. E non è vero che mi manda la cruz, non c'è un cenno. Noi abbiamo fatto la carta dei servizi sociali. Ah! E non c'era sul sito. La carta del servizio sociale è un obbligo, l'ANAC la ricorda nella delibera 32 del 2016, attenzione, perché qui se viene amici, ma se viene l'ANAC a fare un'ispezione seriamente, la delibera dell'ANAC, la 32 del 2015, prevede l'obbligo anche per l'affidamento alle cooperative che avete. E lo fate? No. E non lo fa io all'ASPO, ho alzato la voce a Volpini, voi siete fuori legge. Non lo fate, ma l'ASPO non lo fa, siete fuori legge. Allora dobbiamo mettere tra le priorità la legalità, sì o no? Perché se no è un paese. Ha parlato con l'ASP. Andate a vedere, tanto voi l'ASP non è che voi siete coinvolti direttamente con l'ASP. Andate a vedere con voi, poi ce ne parliamo. Ma quando c'è stato quel convegno sui servizi sociali un mese fa. Io c'ero, ho alzato la voce. C'era. Direttori, rappresentanti. Adesso ci rivediamo, amici, ci rivediamo con Santarelli. Io che ho chiesto un tavolo con Santarelli nella regione di Stanislao. Ad ottobre era tutto pronto. Lui si è dimesso perché forse la giunta non voleva fare quello che voleva fare prima. Adesso aspetto la risposta della Di Furia che temporeggia. Abbiamo programmato da ottobre di lavorare ad un tavolo con scuse, con le sanità e sociali. Tutto finito. Tutta la nuova. Nuovo, io remo contro il Comunque, al di là della carta dei servizi, una curiosità, come tipo di impostazione di lavoro che serve per crescere, io visto che ci siete solo voi, come ottimo. L'impostazione allora, della il giornata? Contenimento, io guardi, avete fatto una giornata interessantissima rispetto ad altre, non uso. Baci, ho letto il giornale spesso che c'ha avuto contrasti con i sindacati, c'ha avuto contatti perché per fare questi contenimenti di peso che tutti che battono le mani. Certo. Baci è una persona che essendo un commercialista ci ha dimenticare sul risparmio delle spese. Però l'altro fronte che viene da in parallelo è la qualità dei servizi. Se lei vede gli atti del forum della pubblica amministrazione che fanno ogni anno, c'è solo degli studi interessanti, non c'è l'amministrazione, non è brava quella che sono risparmi i costi. È solo quello che vedere con quei soldi che ho speso quanti servizi ho portato a casa. Certo. Io con un euro quanti servizi ho portato a casa? Certo. E i cittadini sono contenti, questa frase. Vabbè, adesso andiamo, se no la saluto. Complimenti, auguri di buone feste. A volte si sostengono è stato un piacere.